Quello. No, è che uno ha un'idea di costruzione da casa del programma che non c'è, perché qui è tutto vero, è tutto live, quindi yeah, siccome sono una new entry, sono allora, visto che è tutto vero, aspetta, sì. Ci vediamo tra pochissimi istanti, inizia con le fiamme, stiamo per arrivare. Datemi un secondo, perché lui va a 3000, c'ha un'adrenalina stupenda, una capacità di linguaggio notevole, ma mi sa riprende? Sì. Zan, zan. Questo è il mio momento preferito, quando passo in mezzo a sti matti qua, te t'ho già visto, e arrivo qua in mezzo alla mia splendida giuria, pubblico di Cuoche Fiamme, sempre più bello, sempre più caldo, e giuro che non li pago io personalmente per fare queste cose, non pago neanche la mia splendida giuria, perché viene qua per il gusto di poter giudicare i piatti dei concorrenti, metterli a posto e far sì che voi possiate utilizzarli come cavalli di battaglia a casa. L'ho fatta lunga perché merita tante parole. Lei è Xaba dalla Zorza. Ciao Simone. Cosa sono? Ballerine. Ah, ballerine? Sì. Ah, come fa a vedere da lì che sono spagnole? Ora lei sa anche. Ha detto, hola. Sono rosse e nere. Ha visto il taglio degli occhi? Ok. Vabbè. Direttamente dallo stadio di San Siro, il rosso e il nero oggi con no. Questo anzi quasi blu, Francesca Reggiani, la nostra attrice supersonica e fan di Cuoche Fiamme da prima dei tempi. Sì, cioè è naturale, è come se tu, che ne so, vedi Sanremo tutti gli anni e poi un anno ti trovi a condurlo, dici porca miseria. Se dovessi mai un giorno condurre Sanremo, io come valletta prenderei il mio Augusto mio preferito Barù. Che onore! Il portavoce non solo della cucina italiana, ma mondiale, Simone Ruggiati! Ma magari! Prima, abbiamo già perso tempo, ne perdo ancora. Ma dovete chiedermi qualcosa oggi? No, no, perché sono entrato, il pubblico standing ovation, tutti questi complimenti. Poi dopo c'è sempre una richiesta. Oggi vi sto dietro a voi, perché qua in cucina oggi non voglio né sentire volare una mosca, né un minuto di ritardo, neanche un secondo, né cose sporche o strane, perché in cucina ci sono due chef. È la prima volta che succede questo piatto. Abbiamo Maurizio. Ciao Maurizio. Da dove vieni? Che lavoro fai? L'abbiamo detto. Io vengo da San Martino al Cimino, in provincia di Viterbo. C'ho una trattoria di famiglia che gestiamo con mio padre e mia sorella, e siamo lì dal 69. E tu sei nato in cucina? Praticamente sì. Hai sempre fatto il cuoco? Diciamo che mi sono divertito ai fornelli. Ok, prima io stavo dicendo due chef, l'altro è Alessandro. Piacere. Ciao Ale. Anche. Da dove vieni? Da Napoli. Faccio questo mestiere da un bel po', è nata la passione grazie a mio padre che era pasticcere, abbiamo seguito insomma le ordini di famiglia. Ma Ale non è venuto qua soltanto a cucinare, a mettersi alla prova contro se stesso e contro Maurizio, ma è venuto qua, signori miei, per vendicare il fratello. Non è successo niente di grave, ma il fratello, come si chiama? Lucio. Lucio, che è là, Lucio. Infatti sono passato e ho detto, io lui l'ho già rivisto. In realtà sapevo che sarebbe stato in studio, ma poi l'ho riconosciuto quando l'ho visto. È venuto a Cuoche Fiamme e ha perso. Ha perso poco tempo fa. E quindi Alessandro ha detto, torno qua e vedo se lo vendico. Quindi c'hai uno bello aggressivo a fianco. Tutti e due ben piazzati, io starò lontano dalle cucine perché saranno bravi a spiegarci cosa fanno. Io vi guiderò, dicendovi che la prima prova non dà punti, chi la vince sceglie dopo. Manualità. A due omoni così abbiamo chiesto di fare la zucca di Halloween. Vi do due minuti, fatela bene, perché so che qualcuno di voi dovrebbe essere anche bravo con le verdure. Via! Allora, prima di tutto, a casa, se vi viene in mente di fare questa cosa con le zucche, visto che la zucca c'è, ma di là c'è il coltello, siate cauti, perché il fatto che la zucca sia compatta con la buccia che tiene molto il coltello, se avete coltelli che non tagliano tanto, vi viene voglia poi di forzare e quei movimenti un po' strani che si fanno a seconda di dove poi tenete le dita possono essere davvero pericolosi. Questo è per, diciamo, la sicurezza. E per tagliarle, per non farsi male, se non è grande così, si mette 30 secondi in un microonde, poi il coltello fa meno fatica. Chi è di voi? So che uno di voi è un intagliatore di verdure. Io mi diverto. Un fruit
come si dice? Fruit carver? Fruit carver. Come si chiama il termine giusto? Tecnicamente non lo so. Ah, che tagli, poi che te frega come ti chiama, giustamente. Ma bello, addirittura il sopracciglio. Avete 20 secondi, eh? L'avevi mai fatta, Mau? Una volta. Una volta. Ma perché ti hanno obbligato o perché... Perché mi hanno obbligato. Oh, okay. No, perché i cuochi la pensano un po' così su sta cosa, in teoria. Ripeto, è una cosa molto carina, funzionale, eccetera. Però cercate di non buttarla se la fate con le zucche buone. 3, 2, 1... Buon Halloween! Viva le streghette, mettetela sul piatto e sull'alzata. Oggi non sarò assolutamente buono con i tempi, ve l'ho detto. Ma niente. Dai, stacca, dagli un cazzotto e stacca i denti. Con quei muscoli. Mi devi dare la zucca. Pronti? Basta? Basta? Sì. Eccolo, si muove. Basta? Guarda. Gli ha spaccato un labbro. Dai, lasciala così col dentino, così perché io non posso più aspettare. Perché okay. Oggi siete due professionisti, non posso permettermi di essere buono con voi. Allora, qua c'era poco tempo, io le poggio qua. Sicuramente quella di Maurizio è più impressionante, come faccio vedere in camera. C'ha un sorriso. Sembra un dentice un po'. Sembra un dentice. Allora, questa qui non la vedo. Però un bambino ha... Facciamola vedere qui. Anche alla regia, così le vedrà anche a casa. Io non le vedo da qua, però. Quindi... Vabbè, dai. Dai. Dai, vabbè. La sua. Vabbè, no, ti è andata male, Maurizio. Hai trovato uno. Bravo, bravo, bravo. Bravo, Ale. Ripeto, 0-0. Ora iniziamo a far sul serio. Sì. Scegli tra sformato di verdure... Sì. O zuppa di legumi. Deve essere semplicemente buono nella prima parte del programma. Zuppa di legumi. Ok, ti piace? Sì. Legumi, io le adoro. Zuppa di legumi, questo è il piatto base per la prevedibilità. Buoni, buoni legumi, fanno bene, proteine, vegetali. La zuppa di legumi è un grande classico, con o senza pasta. Fatemela sentire rustica, perché secondo me deve essere un piatto di sostanza. 45 secondi per la spesa, dai. Ok. Ti do il via io e il Maurizio, eh? Ok. Allora, io questa la dedico alla Puglia, perché uno dei miei legumi preferiti è la cicerchia. Quindi cicerchie ammollate, o almeno una notte, biologiche. Poi sedano, carota e cipolla. Cipolla buona o cipollotto fresco. Le carote col ciuffo verde, vai Maurizio. E un sedano bello fresco con tanto di foglioline che serviranno per il finale. E poi, perché ho detto la dedica alla Puglia? Perché si può fare con le cime di rapa, si può fare in altri posti con le bietole, con gli spinaci, con qualsiasi parte vegetale verde. Io la voglio fare con le paparine. Chi è pugliese lo sa, è un'erba spontanea che si raccoglie e si cucina, è stupenda. Aglio, peperoncino, tanto extravergine, brodo vegetale. E crostini di pane, va! Facciamo la rustica fino in fondo. Stop al tempo, che è già finito in realtà. Rusticità c'è, e rusticità c'è. Tutte e due hanno un po' di guancialino o pancetta, ora non l'ho visto bene. 10 minuti per voi, via! L'avete visto a casa? Concorrenti prossimi di Cuoche Fiamme? Cos'è che ripeto ogni inizio puntata? Togliete subito tutto dal tagliere, è la vostra zona di lavoro, lasciatevela pulita. Allora Maurizio, senza che io ti interrompa, spiegami il procedimento della tua ricetta. Allora, partiamo subito con un taglio di guanciale, ma molto, molto fine, che usiamo come base per il soffritto. Per questioni di tempo, questa volta la sedano, carota e l'aglio, perché ci va l'aglio, lo grattugeremo, perché... Ok, usi una grattugia tipo che faccia delle scaglie? Diciamo, così delle grattugie che... Eccola qua, guarda, una roba del genere, ti va bene? No, più anche fina? Più piccolina. La puoi tipo... fare di qua? Guarda Simone... Ah, proprio da agrumi? Roba che taglia proprio? Sì, ok, va bene, adesso te la faccio arrivare più o meno fina. Tipo questa qua, la vuoi? Perfetto. Così sottile? Questa qui. Perfetto, proprio quella da agrumi. Sì. Ah, l'aglio ovviamente. L'aglio. Lo fai andare subito col guanciale, l'aglio? Subito col guanciale, facciamo partire, alziamo forse un pochino la fiamma. Senza olio? Senza olio, uso il grasso del guanciale e l'olio lo mettiamo alla fine. Perfetto, no, io rimane... sottolineo a casa. Legumi, più che leggero. Sono in tema, vedo legumi, borlotti dei... e ceci. Sì, fagioli, borlotti, dei ceci e del farro. Ci saranno i profumi, salvia, rosmarino e tutto un po'. Il grassino c'è, il pomodoro sarà cotto dentro, presumo? Il pomodoro sarà cotto dentro. Nel soffritto mettiamo un po' di pomodoro. Sai che farei io, Mau?
Io comincerei a metterlo in un pentolino, così comincia a asciugarti il pomodoro e lo butti dentro che è già caldo, così fai cuocere bene gli odori. Io... Se vuoi, non lo so. Guarda, io l'asso di tempo che ho a disposizione preferirei preparare intanto il pane. Perché il primo blocco in 10 minuti porta via... Cioè, vola via. Adesso l'ho già disturbato abbastanza, tocca a te sorbirmi. Ale, raccontami. Sì, allora, praticamente stiamo facendo uno scialatiello con i fagioli. Cipollina julienne, pancetta, facciamo rosolare. Appena è pronto ci mettiamo i fagioli, un po' di brodo. Adesso parliamo anche della pasta di brodo vegetale? Sì. Ok, l'acqua è sciapa, eh? Sì, sì, però lo metto a posto dopo. Tu usi i cannellini, li stracuoci in cipolla e pancetta, presumo? Sì. Questa cos'è? Cipolla, l'hai già messa dentro. Quindi il basilico, dentro col pomodorino, napoletano, vabbè, ovviamente. Basilico dappertutto, insomma, non può mancare. Un po' di prezzemolo. Questa ricetta te la facevano quando eri piccolo o è una cosa tua? No, questa è una cosa mia. Ah, è una cosa tua, ok. Tu Maurizio, io quando faccio questi piatti pesco dal vecchio. Chi la faceva? Questa, papà, ma sono tanti anni che fa questa ricetta qua e è una ricetta che veramente è apprezzata molto anche d'estate, perché è un piatto che, se è servito tiepido, non ha niente da invidiare una pasta. Sì, ragazzi a casa, io spero che un giorno il cuoco e fiamme ci sia ancora. E che a casa sia uscito il profumometro, perché c'è un profumo in studio, pazzesco. E la cucina andrebbe raccontata così, non per forza solo con l'immagine e con l'audio, ma c'è una soluzione. Scrivete a www.quacchefiamme.la7.it, venite qua e battete le mani col mio pubblico, perché poi dopo, se volete magnare quello che rimane qua in studio, bisogna anche far casino. Detto questo, vado a finire la mia ricetta quando siamo esattamente a... metà gara, 5 minuti esatti che mancano alla fine. Ragazzi, mi sta venendo una fame pazzesca. Allora, le cicerchie sembrano dei piccoli lupini, anzi dei grandi lupini un po' più schiacciati, non ci entrano niente di sapore ovviamente, le trovate secche, le ammollate tutta la notte e le cuocete. Io le faccio un pentolo a pressione con uno spicchietto d'aglio in camicia e una foglia di salvia, o anche al naturale, altrimenti le fate bollire normalmente e le stracuocete anche un po', così fate prima poi dopo. Non uso il liquido di cottura dei legumi perché mi fa diventare la zuppa piuttosto pesante, in questo caso più che una zuppa una vellutata. Quindi abbondante sedano, carota e cipolla, ma di qualità, il profumo dicevo. Stufate a dadini piccoli in casseruola con abbondante extravergine, un spicchietto d'aglio giusto 2-3 minuti, poi lo togliete, e il peperoncino che vi piace per renderla più o meno piccante. Aglio e peperoncino lasciatevi a parte, serviranno per le paparine. Stracuocete aggiungendo alle cicerchie ripassate nel fondo di cottura il brodo vegetale. Fino a frullarle, fate riposare e passate a un cuolino cinese o comunque a un setaccio non di quelli a rete sottile ma un po' più grossolano per trattenere eventuali buccette e parti un po' più dure delle cicerchie, se ci sono. Mi serve una vellutata molto liscia e cremosa. Ricordatevi che mentre riposa tende a stringere, tende a ritirare di consistenza. Nel frattempo fate le paparine, quindi queste verdure spontanee, queste erbe spontanee, le sbollentate per circa 20 secondi in acqua e raffreddate. Io le faccio in acqua fredda, se no non importa. Tritatele grossolanamente e ripassatele in padella, aglio e peperoncino a fiamma alta per 2 minuti, insaporitele bene. Quelle le servite al centro della fondina, versate tutta la vellutata intorno così che le tenga calde e la cicerchia è dolciastra, quella è amarognola, per questo c'è il contrasto, e crostini di pane che, dove l'ho mangiata io, si fanno fritti nell'olio, altrimenti tostati se volete alleggerire un pochino. È semplice, ma se prendete gli ingredienti buoni, ciaone proprio. Ciaone alla grande. Ti allargo gli insalatielli in cottura. Grazie. Mentre stiamo friggendo anche le foglie di basilico, ce n'è una un pochino fuori dall'olio, te la inzuppo dentro io, così si bolla. La zuppetta è stata bagnata, quindi la zuppa di legume è stata bagnata, è sovrabagnata perché ci andrà la pasta dentro a tirare, quindi sa che tra un po' sarà l'ora di scolarla. Mancano 2 minuti e mezzo, mentre mantecate, o comunque mantecate è la parola sbagliata, mentre mettete a posto la vostra zuppa, selezionate anche il piatto, perché la zuppa, essendo liquida, è importante anche dove viene messa. Faccio un giro rapidissimo in giuria, abbiamo 2 minuti, quindi semplicemente legume preferito da, oppure l'abbinamento cereale-legume o pasta-legume preferito da Xaba. A me piacciono i ceci per la consistenza insieme ai borlotti per il sapore, cannellini cremosi, anziché il farro, i tubetti di farro. Buoni! No, io non ho una preferenza, stavo ammirando loro perché hanno una pom 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 pom, sembra quasi una partita a tennis, una concentrazione, una rapidità che da vederla è spettacolare. Una bella manualità. Cannellini.
c'è un odore, mi sta avvenendo una fame, il profumometro, non capisco più niente. Fa veramente bello qua oggi. Tutto fagioli, mi piacciono tutti, paste, formate diverse, buttata lì, bella, sana, rustica. Mancano 40 secondi. Al volo, un personaggio famoso per cui vorresti cucinare, cosa gli faresti? Terence Hill. A lui gli fai fagioli per forza. Con le codiche. Papa Francesco. Mario. Papa Francesco? E cosa gli faresti? Uova alla monachina. Uova alla monachina, ok. Uova alla monachina. Ok, stiamo mettendo a posto di sale, stanno assaggiando ovviamente, cosa che spesso e volentieri non accade, ma va fatto. Sarò fiscale sui tempi, ragazzi, mancano 5, 4, 3, 2, 1, stop, servono i piatti. Allora, chef, mi serve quella pasta e fagioli al 2, porca miseria, è già la seconda bottiglia che prende, non sono pasta, allora... No, non succede proprio così, perché diciamo che il cameriere deve stare molto tranquillo quando arriva a urlare nell'insala, perché noi abbiamo i coltelli. È lì la grande differenza tra una cosa e l'altra. No, scherzo. Però succede spesso un po' di tensione. Adesso bisogna che tu mi dia il piatto, sennò non sarei corretto. Solo pulirlo. No, via qua. Il passo è questo sopra, Cartellino questo. Ammonito, Ammonito. A questo punto approfittavo. Stanno pulendo. Vabbè, è normale. Il tagliere almeno si pulisce sempre. Tagliare i coltelli si fanno noi. Allora, Maurizio, mi vuoi dire come hai chiamato la tua zuppa? La zuppa della nonna, fatta con un battuto di guanciale, sedano, carota, aglio, rosmarino, no, sabbia. No, ma bastava il titolo. No, giusto, giusto. Lui spesso ha fatto il mio lavoro, ripetervi quello che c'è dentro. Che ti devo dire? Si sente tutto, è buonissima. Bravo, la mangerei tutta. Molto bravo, molto buona, me la tengo qui, anzi posso... Neanche una critichina sola? Tipo il pane? Forse un paio di minuti di più. Il pane lo doveva croccare un po' di... Sì, non è croccante, ma non l'avevo preso ancora. Ma è di fornelli, secondo me, perché non sono riuscito a trovare il giusto equilibrio. Cioè l'abitudine. Adesso avete già preso la mano e rotto il ghiaccio. Comunque... Anzi, il fagiolo. Roba mia. Però ci torni sopra, quindi vuol dire che il sapore è buono. No. Fermate il tempo per il soffio. Se sentite un rumore di sottofondo, non è il vostro televisore, ma il mio stomaco, che col microfono vicino fa dei rumori strani. Ah, eri tu? Sì, ero... Buonissima. Leggera. Grazie. Nonostante io fossi stata un pochino, Simone, spaventata dalla parola... Come si chiama quel grasso che hai messo? Guanciale. Lì? Guanciale, bravo, perché non è proprio una cosa light. Non si, cioè, è leggera, è digeribile, spero, e di ottima consistenza anche, cotta bene. Nelle zuppe così, di solito un po' di guanciale, pancetta, cotena di prosciutto, qualche ritaglino di grassino ci va. Ma certo. Perché erano i piatti poveri, con ingredienti poveri che dovevano riempire, e la parte di carne era la parte costosa, se ne metteva solo gli scarti per dare un po' di sapore a tutto, insomma, come il famoso salame strusciato sul pane. Siccome siamo ossessionati dal light, l'idea di questo tipo di grasso così animale ti spaventa, ma in questo caso no, è leggera. A parte il pane, che effettivamente non è tanto tostato, devo dire che è molto buona. Una ricetta tradizionale, ma ben preparata, ottimo equilibrio di sapori, anche la parte... solida e liquida, e soprattutto i legumi cotti bene, anche il farro, perché non è facile portare tutti gli ingredienti diversi ad essere cotti bene in una zuppa, quello è un po' un grado di difficoltà. Bravo. Questo grazie. Devo dirlo, e anche grazie ai nostri ragazzi, così li saluto, in cucina esterna, che danno la linea dei prodotti sempre più impeccabile, e in uno studio televisivo pieno di luci non è facile farla arrivare sempre perfetta e non ossidata. Allora, cambio, raccontamelo. Allora, scialatillo con fagioli e tocchetti di pancetta. Il fagiolo in questione qua, cioè, o meglio, il legume in questione qua è un fagiolo cannellino, il grasso non è guanciale ma è pancetta. E poi c'era un fondo più tendente al dolciastro con la cipolla, rinfrescato dal pomodorino fresco e il basilico
in quanto lui napoletano. Siamo un partenope. Molto buono, devo provare ancora un po' per capirlo meglio. Guarda, la sposta andiamo così, piatta, andiamo, vai. Esatto. Quasi più una pasta è diventata, quasi più. Sì. Buona. Un po', per gusto mio, poco cotta lo scialatiello, non si è venuto così. Molto buona, saporita, anche questa, come si dice, non dà l'idea del grasso e quindi è un'ottima... Però, come dice Simone, un pochino più? Pasta, spaghetto, non so come dire. Un pochino più? Spaghetto. Cioè, un pochino più spaghetto. Pasta lunga, cioè nel senso... La volevi un po' più spezzata. No, però non sta male, zuppa è sotto chef. C'è? Il sapore è molto buono, però il tema era zuppa di legumi, giusto? Non legumi, perché questo per il mio giudizio. Il sapore è buono, però effettivamente troppa pasta rispetto ai legumi è forse un po' difficile da mangiare così lunga, personalmente. Cioè, è giusto quello che hai detto Xaba, sì. L'ho detto anch'io prima, perché così la dividi. Il sapore c'è. Però diciamo che forse mi sono spiegato io su quale cose non dovevamo uscire di paletti, quindi... Te l'abboniamo. Grazie. Però è stato anche ammonito per il ritardo, eh? Dobbiamo essere onesti. Allora, Aglio. Voti. Maurizio, stai lì davanti al tagliere. Parte Barucco il celeste. E poi il piatto di Ale. Alessandro l'ha fatta con la pancetta e i cannellini. Profumata al basilico, i voti sono alti, non perché sono professionisti, ma perché le cose erano buone, io lo sento dal profumo che c'è in studio. Un pochino più buone quelle di Maurizio, 14 a 12. Due punti soli, uno per la pasta troppo lunga e uno per l'ammonizione. No, scherzo. Non lo assaggiate, molto bene. I punteggi sono altissimi, 15 è il massimo, quindi stiamo andando alla grande. Beh. Prossima sfida, sceglierai tu, Maurizio, l'argomento da affrontare, che sia un ingrediente, un piatto o una tecnica, chi lo sa. Sì. Adesso diamo una rassettata veloce, perché ovviamente hanno lasciato anche piuttosto pulito, e torniamo subito. Quindi state lì, perché c'è la pubblicità. Torniamo subito. Bentornati in studio, amici di Cuochi e Fiamme. Ho alla mia sinistra Maurizio e alla mia destra Alessandro, che sono due cuochi, due chef dei loro ristoranti. Ha vinto lui, 14-12, la prima manche era una zuppa di legumi. Quindi Maurizio, sceglierai tra questi due ingredienti. Sì. Salvia o indivia? Indivia belga, presumo. Salvia. Addirittura. Applauso sulla salvia. Ci piace a tutti la salvia. La salvia è l'ingrediente base per una prova di creatività. Bella, profumata, spesso e volentieri un po' bistrattata, perché è facile da trovare, facile da tenere, bella verde, ma è un'erba aromatica pazzesca, tra l'altro fa molto bene. A questo punto va resa creativa. 45 secondi per te, Mau, dispensa. Vai! Vediamo un po' che tira fuori Maurizio. Ora cercherò non soltanto di venire poi a chiedervi la ricetta, ma anche di raccontarvi un po'. Quindi non fate tanto i cuochi, ma fate anche concorrenti tra poco. Allora, tornano... No, tornano, queste sono nocciole. Entra pure, Ale. Guanciale, pecorino. Ah, mi piace quando si fanno le cose creative con pochi ingredienti. Deve essere creativa, ma deve essere principalmente buona. Un polpo cotto, il pulpitiello. Sì. Il pulpitiello. Non è la luciana, ma è solo bollito. Cos'è là? Balsamico. Basta? Basta. Dai, vai! Bravi, sono contento. Ero un po' stanco oggi, ma avete tirato su. Abbiamo tirato su. Vai, allora, comincia tu. Racconta velocemente come sa fai. Guanciale. Facciamo classico taglio da carbonara o matriciana, quindi a losanghette così, e lo mettiamo poi subito a soffriggere in padella. Vai, metti la padella.
Questo che piatto è? Come si chiama? Questi sono gli spaghetti alla fanfarra. Ho visto che ti ballava il tagliere. Opa. Perché c'erano le spugnette sovrapposte. Opa. Ok? Questo ve lo faccio vedere perché a casa dovete farlo anche voi. Quindi spugnette, così non scivola il tagliere. E le mettiamo così in modo che sia tutto bello fermo. Alla faccia del nostro di chi pensa di che non faccia vedere ste robe, gli sporchi. No, questa è sicurezza. Il tagliere sta fermo e non scivola. Quindi dicevamo, qua c'è la soffitta. Alla fanfarra. Alla fanfarra. Di chi è questa ricetta? È la mia personale. Creata diversi anni fa. È un piatto che ho dedicato a mio nonno, che l'avevano soprannominato fanfarra perché era un fanfarone, prendeva in giro tutti. Bella, quindi, e quindi è una sorta di gricia profumata alla salvia con le nocciole. Bravo. Capito bene. Abbiamo dato un po' il tocco della zona dove sto io, la zona dei Cimini, dove comunque la nocciola... Zona la dei Cimini? Dei Cimini, dei Monti Cimini sul lago di Vico, verso sopra Viterbo. Ok, il guanciale sta sudando senza grassi, cioè senza altro olio, e posso venire tranquillo e beato da Alessandro. Ale, sì. Tu come la fai? Ah, ricordo che l'acqua è sciapa. Allora, io farò una crema di cavoli, polipo scottato in padella, con la sabbia ovviamente. Ok. Molto semplice. Scottato con olio? Polpo? Sì. Sì, leggero. Con olio, quindi tipo brusticciato fuori, sì, e morbido dentro. Sì. Ok, quindi lo taglierai a raff, cioè lo lasci a tentacolo intero? Qualcosa a tentacolo e qualcosa tagliato. Così lo mangiano anche più facilmente. Sì. Questo letto che si sta aromatizzando con mezzo spicchio d'aglio? Serve per il cavolo. Per il cavolo, ok. Okay. Diamo qualche consiglio su come trattare il cavolfiore, che dà, soprattutto nelle creme, una consistenza pazzesca, al naturale, senza calorie. Ma il cavolo... Qualche trucchetto come trattare? No, trucchetto niente di particolare, bisogna solo avere un cavolo fresco e cucinarlo bene. Ve lo dà rugiato un trucchetto, allora. Se lo sbollentate, non coprite la casseruola, non mettete il coperchio. Se mettete il coperchio, però ce lasciate col coperchio, dopo puzza molto di più. Sbollentatelo con un po' d'acidità se volete mangiarlo lesso, così gli toglie un po' quell'effetto dolciastro e un po' ridondante che ha. E soprattutto usatelo anche a crudo. Utilizzo della salvia in cucina come lo fa Saba. A me piace molto e ne ho sempre una piantina per prendere le foglie fresche, quelle sono appena colte. Un antipasto un po' scenografico ma facilissimo da fare per le occasioni importanti, perché bisogna comprare le capesante che non sono proprio economiche, però si prende la foglia di salvia e si fascia la capesanta a cui avete staccato il corallo, si sale e si pepa un po' appena appena, perché poi la avvolgete ancora la foglia con della pancetta tesa e poi la piastrate in padella appena appena con i coralli attorno, in modo da servire i coralli piastrati e le capesante fasciate con la salvia. Io burro e salvia, quando uno ha fame, due penne e due spaghetti. Se il burro Tagliolini. È buono, la pasta è buona e la salvia è buona, staccata dalla piantina che profuma di più, se no Baru che ci fa? No, di fatto, no, proprio questo, perché una volta mi ricordo sono stato in Australia per 8 mesi a fare il vino, per imparare a fare il vino. In Australia? Sì, nella Barossa Valle, che è in mezzo al nulla, e trovavo il latte, il burro buono, avevo una pianta di salvia e il contadino accanto a me aveva dei polli, mi regalava i polli. Quindi andavo avanti a fare petti di pollo, burro e salvia tutti i giorni praticamente, perché dopo bello. Una volta che mangi il canguro non ce la fai più. Okay. Saltelli dopo, saltelli. Allora, prima di andare... Allora, io che faccio? Mancano 5 minuti e 21 secondi. Si deglassa il fondo dove il guanciale ha lasciato tutto il suo bel grasso e si è incrementato di salinità e di sapidità, sfumato con l'acqua di cottura dove sono finite dentro che cosa? Spaghetti. Gli spaghetti, numero 5. Numero 5. Con ste bracciona qua sta massacrando e facendo diventare in pasta, raffinando le nocciole pretritate con le foglie di salvia private del gambo e poi presumo che la pecorino, vero quello? Parmigiano, scusami, finirà in mantecatura. Quindi c'hai tutto il tempo che vuoi, perché ce la farai assolutamente in 4 minuti e 43. Penso che poi grosso, se volete rifare questo piatto, seguite bene, presumo, quando andrà a mantecare la pasta, perché poi è la mano che dà la giusta equilibrio tra la pasta, liquido saporito, che è quello col guanciale, il brodo, e il formaggio, il pesto. Quindi adesso ci saranno cose asciutte, cose cremose e cose che daranno più o meno corpo e viscosità alla pasta. Mentre non succederà, perché la pasta non c'è nel piatto d'Alessandro, che è del polpo scottato, andrà a frullare il cavolfiore appena sarà arrivata giusta la cottura. Ale, ancora 4 minuti.
niente, so che ci tengono tanto, quindi li lascio in pace, però ho bisogno di uno spunto per dare la mia ricetta. Allora, stiamo a scoperta, che così voglio vedere se mi dicono che non è possibile che me le inventi al momento. Mettiamo insieme le tre cose di cui abbiamo parlato adesso. Non sapevo che in Australia Baruch potesse mangiare dei polli buoni. Se il pollo è buono e bio, lasciatelo con la pelle. E cucineremo il petto, che di solito viene piuttosto asciutto. Poi prendiamo il cavolfiore, perché abbiamo parlato di come farlo per esempio a crudo, e prendiamo la salvia perché è l'ingrediente principale, e il burro perché l'ha tirato fuori Francesca. Io farei questo, prenderei il petto di pollo, lascerei la pelle, dicevo, la cosa che dovete fare è farvelo tagliare magari da un macellaio, perché spesso e volentieri la pelle del pollo, anche quando poi viene sezionata, tende sul petto, dove è molto tirata, a staccarsi facilmente, mentre se questo viene fatto in maniera furba con un coltello che taglia bene senza strapparla dal petto, lo troverete completamente coperto dalla pelle. Perché deve essere buono il pollo? Perché se il pollo mangia male, tutto, diciamo, le tossine finiscono principalmente nell'interiore e nella pelle. Siccome la pelle va lasciata, ci vuole il pollo buono. La passate con la fiamma in modo da togliere eventuale peluria. Prendete le foglie di salvia senza il gambo e le infilate con la mano sotto la pelle, che stia fra la pelle e il pollo, la parte bianca del pollo, appena salato, e pepate. Poi sciogliete un pochino di burro, mettete i petti di pollo in una piccola terrina e li coprite, cioè li spennellate con il burro, lasciandoli salati e pepati, li lasciate marinare un po' così. Non entrerà dentro il burro, ma tende a lasciarmeli lucidi e permettermi al sale e al pepe di entrare dentro senza rovinarmi tanto il pollo. Bastano 5 minuti. Da lì, padella rovente, asciugate un po' il burro in eccesso e andate piastrando prima la parte della pelle, diventerà piuttosto croccante. Girate dall'altro lato, fiammata veloce, a quel punto abbassate la fiamma e buttate altre foglie di salvia intorno e sfumate con un liquore. Che liquore ci vuoi, Baru? Un marsala usiamo? Sì. Un qualcosa di dolciastro? Sì. Io anche il vin santo ci metterei, ma una goccia appena, se no del brandy, solo per dare un po' d'aroma. Un goccino di acqua calda, o meglio ancora sarebbe brodo, semi coperchio semi chiuso, e facciamo una sorta di scaloppina cotta molto lenta, ma fatta col petto di pollo intero. Deve diventare morbido, deve rimanere morbido, perché così vi mangiate il pollo buono. Come lo accompagniamo? Con un qualcosa di croccante che possa assorbire. Il vero segreto di questo qui è l'untino, il sughetto che viene tra acqua, il burro, il succo del pollo e il profumo della salvia. Con come? Con il cavolfiore, soltanto la parte esterna, anche di quello verde, passato nel mixer a crudo, salato appena e condito con un qualcosa di acidulo, anche un aceto di mele, un aceto di lamponi per esempio, pochissimo, che tolga l'eccesso di dolcezza del resto del piatto. Se no anche un po' di buccia di limone ci sta bene. Me la sono appena inventata. È una stupidaggine, è un pollo burro e salvia, però con due accortezze si dà il sapore alla padella piastrandolo forte. Quello si attacca alla padella, poi quando si sfuma dopo, quello rilascerà al liquidino che poi andrà ingrassato col burro e la salvia il sapore. Wow, sto perdendo un po' di voce, ma posso dirvi che mancano 10 secondi. C'è un profumo meraviglioso. Baru, dopo la zuppa di legumi di prima, ha già il tovagliolo e il piatto pronto. Simone, sono qui apposta. È il nostro lavoro. Mettilo, mettilo. È il nostro lavoro, noi siamo dei professionisti. Bravo. Non so come andrà a finire, ma verrò a cenare da tutti e due. Facciamo una cosa, posso? Aspetta, lo chiedo a voi, mettetevi d'accordo. Secondo me andrebbe mangiato prima il polpo, perché qua c'è il guanciale, ma automaticamente questa si asciugherebbe e diventerebbe tutta collosa. Che facciamo? Prima lo spaghetto. Ancora un applauso alla sportività. Tanto loro sanno fare un wash up mentale, dei palati sopraffini. Mau, rimanimi davanti al tagliere. Maurizio, che adesso assaggiamo la tua pasta, che si chiama, ricordo, dedicata alla nonno, alla fanfarra, perché è un fanfarone come te. Fanfarone, nobile fanfarone. Sono poche le volte che mangio un piatto di pasta e mi stupisce, perché di solito, insomma, sono tutte già fatte ricette. Questa qui è tua, originale, certo. È molto creativa. Non avrei mai detto che le noccioline, le nocciole con la salvia ci stanno bene. Tutto ben amalgamato, bravo. Grazie. Buono. E soprattutto costa pochissimo. Sì. Anche.
guanciale, non è che tutti i giorni. No. Se, è quello il segreto. Tutti i giorni sarebbe grasso che cola. È buonissima, però ho beccato un pezzo di guanciale, ci metto un pochino a masticarlo per mandarlo giù. Buonissima, chiedo grazie. Scusa, si sente la nocciola che non avrei mai pensato di mettere in un primo, ecco, e delicata, saporita, ce l'ha tutte. La salvia c'è? Grazie. La salvia c'è, ma non si vede. Però si sente. Porca miseria. Io la vedo anche, la pestata con le nocciole l'ha resa quasi una pasta, un pochino, qualche fogliolina c'è, però è vero, non è invasiva, di vista ovviamente, perché sennò diventerebbe troppo, l'ho dosata bene, e ora Xaba ci dice se l'ha dosata bene. Sì, trovo che l'ha dosata molto bene, e anche il fatto di tagliarla così piccola aiuta perché si amalgama bene nel sapore. È un piatto molto buono, mi piace la consistenza diversa della nocciola che dà un po' di croccantezza, mi piace come è cotto lo spaghetto e mi piace anche che il guanciale c'è, ma non c'è soltanto come pezzo di carne, dà anche sapore. L'hai realizzata veramente molto bene, bravo. Grazie. Ottimo. Allora, dal guanciale, adesso resettate il vostro palato, come sapete fare bene, perché magari è bello saporito, dovete giudicarmi in egual modo il piatto di Alessandro, che ha chiamato polpo su crema di cavoli e salvia. Entrambi con pochi ingredienti, fattibili, vabbè, il cottura del polpo no, però fattibili comunque in un quarto d'ora a casa tranquillamente. I tre sapori ci stanno molto bene uno con l'altro. L'unica cosa che direi è un po' troppo unto per i miei gusti, magari un po' troppo olio, si sente vuoi, molto. Vuoi che dica completamente la verità, un po' per difenderti, un po' per capirlo? Quando è arrivato a impiattare, mi sono girato, ho visto Alessandro che stava impiattando, tirando sul polpo che doveva stare nell'olio perché sennò si appiccica, con un cucchiaio perché era un po' in ritardo, un cucchiaione. Il cucchiaione tira su un po' d'olio. Ok. Quindi diciamo è dovuta un pochino anche alla fretta. E poi un po' anche al genere di cucina che lui fa, perché la nostra è un po' anch'io ho cucinato in un ristorante napoletano e l'olio ce n'è. Sono curioso, il polpo con la salvia... Non lo trovo unto. Lo trovo molto buono, molto particolare, capito? Perché non ti capita. Normalmente la salvia viene con qualcosa di alpino associata, no? Non l'associ a che ne so, un polpo. Ecco, quindi trovo molto bello delle cose un po', anche il cavolo viene un po' triste. E invece così, con questo polpo, lo trovo molto buono, delicato nella salvia. Oh. Ti giuro, io ti faccio un piatto dove piastro il polpo sulla griglia, lo metto su delle creme, eccetera. Io credo di copiarti la cosa della salvia. Ci sta veramente bene. È buonissimo. È una cosa, tra virgolette, stupida. Non l'avevo mai provato con la salvia. Molto buono. Lo finisco. Io non sto dicendo stupidaggini. Mi è venuto... Cioè, la salvia così frittina, un po' così, ci sta veramente bene col polpo. Che dici Xaba, l'avevi mai provato salvia e polpo? No, non l'avevo mai provato e visto che è una prova di creatività, ancora di più complimenti perché è un'ottima idea. I sapori si amalgamano perfettamente, mi piace il gioco di consistenza col polpo che comunque deve essere un pochettino più sostenuto e la crema morbida. Anche io non lo trovo esageratamente unto, anzi a me l'olio piace tantissimo, soprattutto se è olio di qualità. Bravo! Grazie. Bene. Ottima ricetta. Barù parte con il celeste a votare Maurizio. Per poi andare al piatto di Alessandro. Che con tre ingredienti, come ha fatto Maurizio, ha fatto un gran piatto. Non per dire ve l'avevo detto. Però... ve l'avevo detto. Unplaying per Maurizio, 15, un punto solo indietro, 14 per Alessandro. Bella gara, 29-26, tre punti, non sono niente, a cuoche fiamme niente, niente.
sono orgoglioso di voi. Torniamo subito, cucinerò per voi, se me lo permettete, una base e voi dopo la rendete soltanto bella in pochissimo tempo. Pubblicità, torniamo subito, puntata pazzesca. Questo è il campanello che spesso e volentieri sentono suonare nelle loro cucine, perché oggi abbiamo due cuochi professionisti nei rispettivi ristoranti. Maurizio, che conduce 29 e 26 su Alessandro, Viterbo contro Napoli. Venite qua, unite le vostre due provenienze qua a fianco a me, perché in questa edizione di Cuochi Fiamme, come in tutte, io cucino nel finale, o meglio, in questo caso assemblo, un qualcosa in pochi minuti che poi voi dovete rendere bello, o meglio, esaltare insieme ad altri ingredienti vari che arriveranno un po' a sorpresa. Visto che abbiamo affrontato la zucca più volte, ho cotto un pezzo di zucca in forno, punto, semplicemente, anche senza troppi condimenti. L'ho spolpata, ovviamente ho fatto già queste cose prima per non far confusione qua davanti a voi, e a questa massa di zucca posso aggiungerci un po' quel che mi pare. In pratica cosa verrà fuori? Un rocher di zucca. Quindi asciughiamo e insaporiamo con un pochino di formaggio grattugiato a piacere vostro, un pochino di amaretto sbriciolato se vi piace, un qualcosa che diventa quasi un dolce, non è dolce, però un fine pasto prima del dolce è perfetto. Asciughiamo con un po' di pane, dicevo, e lavoriamo. Poi, visto che con la zucca sta bene il balsamico, io lo uso per finitura, però mi è venuta a mente ora che una puntina dentro non ci starebbe niente male, ok, per dare un tono d'acidità, sennò diventa veramente stucchevole. Lavoro tutta la massa col cucchiaio o con le mani quando posso sporcarmelo, devo fare di più, e comincio a schiacciarla in modo da far diventare il composto tutto omogeneo. Poi il gioco è molto semplice, questo composto si fa riposare in frigorifero in modo che sia più lavorabile, io preferisco lasciarlo più morbido e poi metterlo in frigo, e poi fatto questo prendo e faccio la mia pallina. Allora, ovviamente più amaretto o addirittura anche il pan grattato potete metterci davvero, ci mettete, più compatto viene il composto, più la pallina verrà precisa, però più la mangiate vi rimane in gola. Quindi non fate un composto troppo facile da lavorare, altrimenti perdete la consistenza. Fate roteare il composto nella mano messa un po' a conchetta e poi da qui si va a fare la pralinatura. Quindi prendo un po' di granella, la tiro su, affosso quell'altra dentro, ci ributto sopra la granella. Questo ve lo faccio vedere non tanto per questi rocher qua che sono asciutti, cioè non macchiano, ma lo faccio perché a volte quando si fanno cose con una pastella o con le uova, qualcosa che cola, buttarci sopra le cose subito e girarlo vi aiuta a non far colare la pastella sull'ingrediente che deve attaccarsi, se no vi viene tondo da una parte e sotto vi fa un po' la base, e quella non va bene. Quando l'avete passato tutto bene, lo tirate su e pressiamo un pochino di più in modo che si attacchi bene. Quando è tutto bello omogeneo, ridiamo la forma rotonda, ce n'ho un'altra pronta qua se non sbaglio, l'avevo fatta prima, e servo praticamente il mio rocher, piace più quello che ho fatto io, guarda, un po' più grandino, con giusto una puntina di balsamico che si può mettere sopra, sotto. In realtà questa è glassa di balsamico, lo faccio solo per un discorso di costi, perché se ci mettete il balsamico ci mettete il balsamico buono, però questa qui per un tipo di riciclo del genere io ve la passo tranquillamente quest'anno, perché capisco che sia un qualcosa più casalingo, e questi diventano un giochino carino da servire effetto dolce, ma è fatto con la zucca. Via impostazione, torna pure di là, sì. Ale, ricordo che Alessandro è venuto qua anche a vendicare un po' la sconfitta recente, ancora bruciante, scottante del fratello, ma questo al nostro Maurizio gliene è fregato di poco, è andato avanti per la sua strada, e adesso tocca a voi farci vedere chi è più bravo nell'estetica, perché il mio rocher di zucca è l'elemento base per la prova di presentazione. Ta-dan! Arrivati i colori. Tutto quello che vi può servire, non per forza per abbinamento di sapidità, non come ingredienti abbinati alla zucca, ma come colori per esaltare questi rocher. 3 minuti, via! Okay. Ma perché devo stare sempre in piedi io? No. Vieni Simone. Vai. Mi siedo qui, ho detto che li lascio in pace. Ah, c'è il poggio, ah, fantastico. Beh, sì, perché io non ho le gambe lunghe come Xaba o lui, quindi... Ciao, ragazzi. Ciao, Simone. Sto benissimo, non mi siedo mai. Allora, scusatemi, ma così facciamo proprio salotto. Allora, non voglio parlare di zucca. Vorrei parlare, se vi è mai successo, a Xaba probabilmente sì, perché lo fa di lavoro, quindi lancerei da lì l'idea, di una sorta di...
presentazione carina, che sia un dolcetto, che sia un salato, che sia venuto fuori un po' all'improvviso buttando insieme due o tre cose avanzate. Allora, una volta mi avevano detto che il polpo che abbiamo mangiato prima stava bene con il rosa. E allora avevo in casa delle piccole cipolle di Tropea che erano grandi così, mi erano avanzate, erano un po' fuori da sfogliare. Le ho sfogliate, quando sono rimaste piccoline le ho tagliate al velo e le ho messe, avevo un piccolo fondo di aceto di lampone, nell'aceto di lampone, sono diventate super rosa. E ho fatto questo polpo con semplicemente bollito, con un po' di alloro, poi con sopra le cipolle di Tropea così semplicemente marinate e dei chicchi di melagrana. Bello, bellissimo, è una cosa che è molto buono da mangiare, ma è bellissimo da vedere su un piatto chiaro. Guarda Simone, io ho preso una baguette, ci ho messo pochissimo, ho preso dei petti di pollo, il petto di pollo va un pochino insaporito con l'aglio, un pochino poco d'aglio, olio e rosmarino, esatto. Poi dopo tu togli la mollica a delle tranche di baguette così, riempi col pollo, perché sai adesso pollo, polpo, riempi, fili nel forno, 20 minuti tiri fuori, fai freddare, l'affetti così, è stato meraviglioso. Baruti, salto a pie pari, perché il tempo è scaduto, fra 3, 2, 1, stop! Piatti sull'alzata, ah bravi, in tempo, perché una volta una, volta l'altra, salto in tempo. È dura? E mo vi voglio, guarda. E mo vi voglio. Grazie. Grazie ragazzi. È perché quando faccio poi... No, tutto a posto, tutto a posto. Non è successo niente, tranne questo granellino che l'ho tirato giù io, perché ovviamente faccio il fuoco. Questo granellino qui è colpa mia. Sì. Spiegacelo, Mau. Abbiamo utilizzato il fiore di zucca come letto per mettere, diciamo, il bonbon, lo possiamo chiamare così, con una rifinitura cromatica delle salse a disposizione e il bianco per saltare un pochino, diciamo, i colori, perché ho usato un piatto comunque in ardesia con fondo scuro. Molto bello, molto rastafarai, quindi mi ricorda la Giamaica, allegro, bravo. Grazie. Il nero ci sta bene in questo, su questo... Evito le mie risposte stavolta. No, è bello, bello. Giamaica. È bello, è completo, è compatto e... Si presenta bene. Sì. Si presenta bene. È un piatto ed esalta le... Esalta i bonbon. Esalta il rocher. Okay. Grazie. Personalmente non avrei usato il fiore di zucca. Perché se avessi messo le praline semplicemente sul nero sarebbe stato anche più elegante. Così diventa colorato, non dico che sia brutto, però personalmente il fiore non mi piace tanto perché dà un po' di imprecisione. Lì esce, qui è un po' battuto. L'avrei fatto senza. Il rocher aiuta perché è bello anche da solo, sì. Quello sì, un po' in mezzo alla foglia. Allora... Faccio così, perché questo faccio io, esatto, così c'è la gomma sotto. Questo certo. Invece è il piatto di Alessandro, gli hai dato un nome? Bellissimo. No. Bellissimo. No, c'è un nome? No. No, non c'è un nome. Guarda, questo qui è un piatto stupendo, potrebbe essere il logo di un ristorante, no? Proprio bravo, pulito, semplice, ma trasmette un'idea, una filosofia di cucina. Grazie. Complimenti. È più un impiattamento da dessert, infatti sembra un dolce visto così. Molto bello, pulito, un po' zen, come dice Xaba, la nostra regina di Xaba, ogni tanto, come dici? Less is more. Cioè sul minimal, elegante e moderno. Grazie. Fa un po' anche effetto trompe l'œil, perché appunto sembra un dessert, ma devo dirti che è la prima volta che un filo di erba cipollina messo sopra qualcosa mi piace. Sta bene, sì. È la prima volta nella mia vita. Hai capito? Accidenti. C'è una sbavatura, dobbiamo trovare il pelo nell'uovo, anzi nella sì. Zucca? È quella, ma insomma 3 però minuti. Davanti alla telecamera, guarda, posso? Vai. Come pulisce i piatti Xaba col ditino. Golosa. Adesso votiamo ragazzi, sono 3 punti di differenza, conduce Maurizio, state per votarlo. Il rocher di zucca era l'elemento da esaltare.
voti molto alti per tutta la gara. Ovviamente sono due professionisti. Questo è il piatto d'Alessandro. Attenzione. Allora, come ve la racconto? Sarò onesto fino in fondo. Alessandro, hai fatto in 3 minuti uno dei piatti più belli di presentazione che abbiamo visto, perché è pulito e semplice, niente di più. Complimenti. Grazie. Bravo. Ha preso 15, Unplay, tu hai preso 11. Sono 4 punti di differenza. Per un punto solo, all'ultimo, io l'ho detto che a queste fiamme cambia tutto in un attimo. Mi dispiace per lui, perché hai cucinato veramente da 10. È veramente bello. Hai fatto dei gran piatti. Un punto, perché hai fatto un gran piatto finale in extremis, ti fa vincere la puntata di Cuoche Fiamme. E quindi hai anche vindicato il fratello. Complimenti. Io li faccio entrambi, per me dovevate vincere tutti e due. Vi dico la verità, perché avete cucinato perfettamente entrambi. Erano tutti buoni. Però c'è un punteggio. Puntata Alessandro. Mau, vieni con me. Peccato Mau, peccato, perché non c'è... Vieni. Lucio, vieni anche te, vieni a sentire il profumo della vittoria. Adesso lo vedi? Io ero quasi più contento per te se perdeva tuo fratello, così eravate alla pari. Adesso invece avrai questo peso sulle spalle. Anche voi avrete un peso sulle spalle se vi perdete la puntata di Cuoche Fiamme di domani, perché qua oltre a cucinare ci si diverte e si dà anche un po' di economia domestica, che fa bene, fa risparmiare a fine mese. Ah, potete comprare libri di cucina, però se vi siete persi qualcosa, www.cuochefiamme.lasette.it. A domani.